la professoressa Anna Palma. Anna Palma è ordinario di diritto pubblico nell'università qui in nostra vicina, cioè l'Università Barberope, che altro qui rappresentata anche da altre colleghe che salutiamo, ma è anche correttore della stessa università. Quindi io ho il piacere di accogliere nuovamente Anna qui al nostro Ateneo e di darle la parola, chiedendole la cortesia di fermarsi dopo 15 minuti. Grazie a tutti. Grazie Roberto Mastroianni per questo invito che mi consente di essere in un Ateneo che insomma, è cugino e con il quale la collaborazione è una collaborazione importante. E ringrazio i curatori del volume, che mi sono persi un attimo, non solo perché non li voglio ringraziare non soltanto per l'invito, ma soprattutto per aver scritto questo commentario che lo hanno già detto prima di me, ma sistematizza la normativa vigente in modo colto, quindi dando davvero un respiro scientifico e culturale che dà senso ancora oggi del perché vengono scritte queste opere. Io, Razione e Materia, mi sono scelta, quando abbiamo concordato il titolo, il tema del pluralismo informativo di fronte alla convergenza, dinanzi alla convergenza. Pensavo di poterlo fare con la tranquillità di poter dire che, almeno sul piano strutturale, la convergenza aveva fatto notevolissimi passi avanti. Poi ho ascoltato le due relazioni precedenti e mi rendo conto che la convergenza non sembra aver trovato una propria sistematicità né sul piano, diciamo, della rete, ma come proverò a dire, neanche sul piano del pluralismo informativo. Perché pluralismo informativo? Perché Agicom, che è autorità della convergenza, si è sempre occupata anche di tutela di un diritto fondamentale della nostra Costituzione, si è sempre occupata di articolo 21. Ed ecco allora che quando noi parliamo di articolo 21 non possiamo fare a meno di chiederci come questo diritto possa venir garantito in un contesto nel quale ogni rete fa tutto, nel quale secondo alcuni la distinzione tra comunicazione e informazione non sembra più destinata ad avere un senso, ma proprio perché alcuni lo ritengono, si rischia di creare forti criticità ad uno dei tre diritti tutelati dall'articolo 21, che è il diritto ad essere informati, che è l'aspetto sul quale intendo davvero brevissimamente soffermarmi. Perché la problematicità proprio sul diritto ad essere informati? Perché una tentazione che ci può venire dalla convergenza è quella di ritenere che la trasmissione del dato implichi in sé trasmissione della conoscenza, trasmissione dell'informazione, che quindi la trasmissione del dato sia trasmissione dell'informazione. E invece, come ci diceva prima anche il rettore di questo Ateneo, dobbiamo coniugare diritto e diciamo informatica. Il dato per gli informatici è elemento elementare e lo deve essere anche per noi, perché soltanto se questo dato noi lo contestualizziamo riusciamo a produrre informazione. Quando parliamo della piramide della conoscenza partiamo dal dato per passare all'informazione, grazie a questa avere la conoscenza. Gli antichi greci parlavano che questo ci avrebbe condotto alla saggezza, a noi basterebbe che si possa giungere ad una pubblica opinione informata. Ed ecco quindi il punto sul quale volevo soffermarmi, perché se noi riteniamo che esista un diritto ad essere informati, come la Corte Costituzionale ha costruito questo diritto? E non è un caso che lo ha costruito proprio partendo dalle problematicità del settore televisivo. Ma la Corte Costituzionale, nel costruire questo diritto ad essere informati, non ci ha soltanto detto che
i mezzi di informazione debbono essere plurali, ma ci ha anche detto che l'informazione deve essere completa, corretta, continua. Ci ha detto in altri termini che non ci basta dare il dato, ma questo dato deve essere un dato plurale, deve essere un dato oggettivo. Sebbene il giornalismo ci abbia insegnato che la vera verità non esiste, ma almeno l'oggettività. E allora la convergenza, e soprattutto per la parte che a me interessa, le rompere della rete nel settore dell'informazione ha profondamente cambiato l'informazione negli ultimi 25 anni. Noi 25 anni fa sapevamo che la stampa era la stampa, era la stampa cartacea. Avevamo poi, grazie all'avvento della televisione, detto che dovevamo parlare di informazione professionale. Ci preoccupavamo che soprattutto in televisione venisse garantito il pluralismo informativo. Oggi sembra che 25 anni di rete internet, o meglio di web, siano non trascorsi, perché la stampa continua ad essere la stampa continua ad avere la stessa disciplina di 25 anni fa. Se penso che l'unico passaggio è stato proprio in attuazione di una delle direttive europee, è stato il passaggio fatto nel decreto legislativo 70 del 2003 sulla possibilità che esista quella che noi chiamiamo impropriamente stampa online di tipo volontaristico, solo per accedere alle provvidenze sulla stampa, come se la stampa online non fosse oggi un segmento dell'informazione di particolare rilevanza. Se penso che nella legislatura che si è appena chiusa, per 5 anni si è discusso della possibilità di approvare una legge sulla stampa online e alla fine si è deciso di non farlo. Allora, se tutto questo, se la televisione continua ad avere i suoi problemi di pluralismo, che se non ho sbagliato a comprendere quanto ci diceva poco fa nella sua bella relazione Filippo Donati, aumenteranno perché avremo meno frequenze, o comunque avremo una maggiore convergenza perché più spazio per quella che è la, diciamo così, la comunicazione, la telefonia, come la intendevo io una volta. E anche la televisione mostra tutta la sua difficoltà nel pluralismo informativo. Mi sia consentito solo un accenno: come sono cambiati i talk show negli ultimi 2 anni. Noi siamo passati da talk show che sembrano consentiti, non riuscivamo più a guardare perché erano troppo conflittuali, a talk show attuali nei quali abbiamo un intervistatore e un intervistato, quando invece sappiamo benissimo che il contraddittorio è un elemento fondamentale se riteniamo che il diritto ad essere informati sia un diritto, come ci dice la Corte Costituzionale, fondamentalissimo della democrazia. Ed allora, come si innesta in tutto questo, e veramente mi avvio alla conclusione, come si innesta in tutto questo la rete? Il web è la terza gamba dell'informazione, del pluralismo informativo, ma ad oggi il legislatore non sembra ritenere di doversi occupare, non voglio dire regolare, perché anche la scelta di regolare, come si diceva prima, con la tecnologia che cambia così velocemente può diventare complicato, ma di inserire il web nella terza gamba, come terza gamba del pluralismo informativo. Perché noi l'informazione nel web ne abbiamo tantissimo, ma se riteniamo che il diritto ad essere informati debba avere la garanzia della pluralità, del contraddittorio, della oggettività, allora non tutta l'informazione che noi troviamo nel web è informazione.
E allora più aumenta lo spazio dell'informazione, che è libera manifestazione del pensiero, ma non è informazione, più si riduce lo spazio del diritto ad essere informati. Possiamo decidere che va bene così. Io faccio solo un esempio. Nella Costituzione ungherese è stato tolto il diritto ad essere informati. Lo avevano introdotto nella riforma costituzionale dei primi anni del 2000, nella riforma che hanno fatto subito dopo lo hanno ritolto. Nel bilanciamento non si intende più utilizzare il diritto ad essere informati. Ed ecco che allora concludo. L'informazione che esiste nel web è informazione nel senso utile a garantire il diritto ad essere informati? Se non è, se non lo è, se non lo è, allora rientrano nella libera manifestazione del pensiero e noi allora dobbiamo garantire la sopravvivenza di quella parte dell'informazione, stampa e televisione, che invece sono sicuramente informazione professionale e quindi garantiscono il diritto ad essere informati. Se invece questi siti, secondo noi, le pagine Facebook, i blog, debbono in qualche modo essere considerati informazione, come ho provato a declinarla fin qui, bene, allora dobbiamo su di essi ragionare. Difficile lo possa fare il legislatore. E allora è importante che lo faccia l'autorità della convergenza, è importante che lo faccia l'Agicom. È già importante il tavolo Agicom sulla disinformazione online. È già un punto di riferimento per chi di questi temi si vuole occupare. L'auspicio è che l'Agicom decida di aprire ulteriori riflessioni su questo e decida di, come sta sicuramente facendo, di continuare ad essere garante di tutti e tre i diritti contenuti nell'articolo 21 in quanto fondamentali per la democraticità del nostro sistema. Grazie. Grazie mille Anna anche per aver rispettato in maniera impeccabile il tempo concesso e ovviamente le riflessioni della professoressa Pava sono particolarmente interessanti perché ci pongono di fronte a un interrogativo che ci persegue per così dire da almeno 20 anni. Cioè, ha senso oggi ancora parlare di pluralismo informativo, di disciplina, di regolamentazione dell'accesso alle reti, di limiti alle concentrazioni, di posizione dominante, se abbiamo tutte queste potenziali fonti di informazione e di protezione? È sufficiente dire che nel digitale terrestre abbiamo centinaia di canali disponibili per dire che non c'è più bisogno di avere un limite, una percentuale, una quota, ma insomma, penso che Anna ci abbia detto quello che più o meno tutti quelli che si occupano della materia condividono, perché non basta la potenziale presenza di una serie di infinita di fonti di informazione per ridurre l'essenzialità e l'importanza del pluralismo. Certo